Bella a tutti ragazzi, sono Svapo Gamer e oggi siamo tornati con FIFA 18 e la carriera allenatore con il Foggia. E siamo arrivati ad un punto, adesso andiamo a vedere il calendario com'è, perché per farci bene o male un'idea. Allora abbiamo la prossima l'Atalanta, e che è il 24, poi abbiamo una settimana di stop e poi il Napoli, Roma, Juventus. E poi abbiamo la Coppa Italia. È un bel trittico di partite quello che ci aspetta poi. Quindi, nonostante abbiamo una settimana di riposo, io farei una bella cosa. Martinez ci aveva detto che avrebbe voluto giocare. Quindi, vabbè, le magliette vanno bene così. Andiamo in gestione squadra e mettiamo Ibra in panca. Pronti via. E facciamo giocare Martinez. Così abbiamo un problema in meno e non è scontento. Per il resto lascerei la formazione così. Choi me lo porto sempre perché si sta rivelando un grandissimo giocatore. Per il resto Woodburn lo lascerei lì dov'è. Sì, non ci serve. L'unica cosa magari è Rivero, stogliamolo e mettiamo Woodburn, che magari ci serve una spinta per vincere. L'Atalanta è tosta. L'Atalanta è molto tosta. Gabbia portiamolo, che non si sa mai. E possiamo iniziare la partita, sperando che vada tutto per il meglio. Iniziamo. Contro l'Atalanta iniziamo e vediamo di portarcela a casa. Io direi di usare una bella formazione offensiva, così spingiamo e dobbiamo chiudere la partita il prima possibile, sempre se ce la facciamo, perché siamo un po' altalenanti ultimamente. Vai su Fedato, vai. Ma no, ma ancora, va Gomez. Tra l'altro facciamo sempre i cross troppo indietro. Comunque, stavo dicendo, prima che mi perdo come al solito, dobbiamo cercare di chiudere le partite il prima possibile, se ce la facciamo, ovviamente. Perché ultimamente stiamo avendo dei cali di prestazione. Porco cane, come fai a sbagliare un passaggio del genere? Bravissimo. Stiamo avendo dei cali di prestazione e non va bene. E non va bene perché con la squadra che abbiamo me la sono allungata troppo. Me la sono allungata. E non riesco a finire un discorso. Comunque, con i cali di prestazione che abbiamo non andiamo da nessuna parte. Soprattutto contro le grandi squadre. Una la vinciamo, una la perdiamo. Il nostro obiettivo inizialmente era la metà classifica. Però, visto la squadra come è messa, come giocatori e tutto, dobbiamo puntare molto più in alto. Almeno dobbiamo piazzarci in UEFA. Adesso avremo tutte le partite difficili, come vi ho fatto vedere. E Fedato devi andare incontro alla palla e dobbiamo premere sull'acceleratore assolutissimamente. Martinez però, figa, zio caro, puoi perdere una palla così? No, no, che c'è Paloschi da solo. Han, sei un fenomeno, cazzo. Bella su Martinez, che la chiude. No, è Fedato era. Pensavo fosse Martinez, non so perché da qua non ho visto il numero. Grandissimo ciccio. Il capitano la mette ancora. È super in forma. È super in forma. E io che avevo il problema, non il problema, il, come si dice, che avevo paura che lui non facesse bene in Serie A. E invece ci sta smentendo a tutti. Condizioni è fondamentale, Pierre. Ci vuole poco a scivolare sul terreno. Ciciretti si libera, libera il sinistro e non la mette. Di pochissimo. E ovviamente non ci fanno vedere il replay perché sono delle caccone. Mettiamola giù così. Vai su Ciccio Fedato che la mette in mezzo. Cross di merda, ma ci regalano il calcio d'angolo. E stiamo attaccando tanto e Ciciretti, no, vai, di prima tira, no, cos'è sta scoreggia? Era Fedato, ha tirato una scoreggina, ma va bene così, non dobbiamo mollare. Bravo Han, bravissimo Han, pensavo fosse gol, invece Han ci ha salvato ancora una volta. Fedato. Martinez che si gira, tira sta cazzo di palla, porco due. Vai su Gomez che viene deviato il tiro e tra l'altro c'è Witzel che è infortunato, quindi io lo cambierei, non so perché. Non mi hanno fatto vedere niente per motivare il suo infortunio, quindi non saprei, non ho idea. E metterei Fedele, poi Ciciretti è un po' cotto, io butterei dentro
Choi che ci ha fatto ben sperare per il suo talento e terrei l'ultimo cambio giusto così per stare sicuri che non si faccia male nessun altro che farò sfruttare le loro abilità. più che altro e lo terrei per sicurezza. Comunque adesso stiamo attaccando ma non facciamo gol, siamo al 64esimo e sappiamo come siamo fatti in difesa, quindi dobbiamo cercare di fare assolutissimissimamente L'infortunio un costringe il altro gol. tecnico alla sostituzione. Ottimo intervento. Gomez! Portiere che blocca Sul mezza rete. Papu, credo fosse il Papu Gomez, grande parata Viene di chiuso. Han e è Stefano dura, stiamo con iniziando a ottimo sulla prossima soffrire, sfida sta all'Atalanta. cedendo la nostra Avrà di squadra. fronte il Genoa. Prova il Fedele! colpo. Cosa ha combinato il Grandissima portiere? parata. Cosa cavolo ha preso? Ecco il cambio per provare a rimettere. La mette in mezzo Choi la tutti. Il mette su. portiere È su ripugna Gomez lontano. però, cavolo. Che alto un metro e un tappo di bottiglia. Se signori prenditela sta palla, sgagnagli le caviglie. Porco due. Ho bisogno di tenere su palla. Martinez non ne tiene una. Quindi l'unica cosa che posso fare è buttare dentro questi ultimi 10 minuti Ibra. E tenere su palla perché Palla sul siamo fondo, troppo lunghi. Zancor Abbiamo per bisogno di l'Atalanta. far salire la squadra. La mia voce, Vai la mia Choi, vai opinione di piccolo calcio sa Choi. che questa può essere la svolta della Non gliela gara fai. e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno Ma letteralmente riprovaci da sfiorando. lì, Choi, pericoloso. Attenzione, la Ibra, palla è dentro. rimettila. Attento C'è qui, sempre Gomez difensore che ha sulle palle aperto. alte, ma è possibile? Ma è possibile? Fedele. Prova dalla distanza. Porco cane, Tutta la sempre di parabbia per mezzo l'occasione centimetro mancata. esce E sta anch'io palla. sarei Oh, molto Fedele non ce la arrabbiato, ma fa a questa qui buttarla sì. La dentro cross. La mette in mezzo. oggi. Brutto errore Mamma mia, cosa dell'attaccante. stavamo rischiando Sprecata la all'ultimo palla del pareggio. secondo. È occasioni del 1-0. genere non capitano Ragazzi, tutti i giorni. 1-0, la partita è Noi finita, ci mi è saremo venuto cinici davanti alla un mezzo porta. infarto Tempo scaduto. e abbiamo sprecato tantissime occasioni. Adesso vediamo di andare avanti. Choi comunque mi piace, gioca molto molto bene. Ho fatto bene, abbiamo fatto bene a portarlo su, direi. Ragazzi, abbiamo fatto un bordello di tiri, tantissime occasioni e non è entrata una a parte quella che è entrata, ovviamente. Allora, infortunato. Viz 5 giorni, bene che abbiamo 2 settimane di stop. Osservatore. Ah, così. Allora, Dijkstra, Ekstra, questo non sembra male. 15 anni, vale 170.000, direi che non sei male per niente. Mentre tu vali, lasci il tempo che trovi, io lo porterei su anche se sono tutti esterni, porca cane. Portiamolo in primavera. Portami in primavera perché non avevamo giocatori all'altezza. Tu non vali niente, c'hai 17 anni, Mancini. Ciaone. Torniamo indietro e prendiamo lui. Direi che possiamo ingaggiarlo gli altri, lasciamoli andare, uno 17 anni. Tutti e due 17 anni, non valgono nulla. Lasciamoli dove sono. E Martinez ci ringrazia, grazie a te per non aver fatto nulla, però vabbè. Comunque no, non voglio uscire ogni volta. Direi che possiamo allenare per poi procedere alla partita contro, già non mi ricordo più contro chi era. Simula tutto. Vediamo come vanno questi allenamenti. Benissimo, direi. Choi si è allenato discretamente, gli altri così così, ma va bene. E proseguiamo, proseguiamo. Cos'è che abbiamo adesso? La conferenza stampa per la partita contro il Napoli. Mica c'erano 2 settimane? Ho letto male io prima? Può essere, eh? Partecipa alla conferenza stampa. E allenatore del Napoli. Parliamo male? Così, a caso. E proseguiamo con la partita. L'unica cosa che possiamo fare. Pensavo avevo visto una settimana in più tra una partita e l'altra. Invece no. Invece no. Pazienza, non avremmo Witzel contro il Napoli proprio. Porco cane. Dimmi che si è ristabilito. Una di quelle mail di Witzel ristabilito. Giocatore infortunato. No, non è. Ah no, perché due sono dei colloqui. Allora, vediamo il vivaio. Vabbè, l'abbiamo visto poc'anzi. Quindi non sono dei fenomeni, per niente. Ma lasciamoli crescere, a parte questo qua che
È un centrocampista difensivo centrale. Ha 16 anni, ha un potenziale di 94 con un minimo di 79. Direi che ci sta. Quasi quasi dovrei portarlo su e allenarlo. Aspettare un attimo perché abbiamo troppi giocatori da allenare, non ne vale la pena. E Hino, questo centrocampista centrale giapponese, anche lui c'ha un potenziale altissimo, direi di tenerlo sott'occhio. Per il resto hanno ancora 15 anni, a parte questo qua che non mi ispira per niente, Nobuhito Sato, 18 anni, 56, allenarlo non so quanto ne valga la pena, visto che sto qua tipo c'ha un anno in meno, è 58, questo già ne vale un po' di più la pena. E poi vedremo comunque, ragazzi, poi vedremo. Adesso dobbiamo giocare la prossima finestra di mercato. Sì, ho cercato di venderti mille volte, figlio Meni. E Vacca, ragazzi, Vacca mi dispiace. E lo venderemo, cosa dobbiamo farci? Se arriverà qualche offerta lo daremo via, ma mi piange un po' il cuore. Mi piange veramente un po' il cuore, ma al massimo gli faremo giocare la Coppa Italia e vediamo se è un po' più felice, ci proveremo. Per il resto, contro il Napoli, la formazione usiamo quella super titolare a parte Witzel, che non si sarà mai ristabilito nella vita, però direi che possiamo usare la maglietta rossa e nera, così si capisce un po' meglio. Ah no, Witzel si è ripreso, sono passati 5 giorni, fotonico, veramente fotonico. Allora, formazione super titolare, panchinari van bene loro, in più mi porterei al posto di Riveros, non so se un'ala o un centrocampista centrale, però abbiamo già Fedele, non saprei, perché dobbiamo due attaccanti, sì, un esterno fa sempre comodo, va bene così e giochiamo la partita. Iniziamo contro il Napoli in trasferta, quindi sarà veramente difficilissima oggi, quindi io magari lascerei normale ma con il pressing, giusto per non fargli giocare troppo la palla al Napoli. Partiamo subito con un fallo per fargli capire chi comanda, non dobbiamo prendere gol. Tra l'altro che brutto effetto dà questo stadio di giorno, dà fastidissimo. Ho già trovato la scusa se perdo, ragazzi, eccolo, porco cane, porco. Bello Ibra, grande apertura, vai Fedato, tira, ma porco cane. Ragazzi, ho messo in offensiva e pressing alto, perché dobbiamo assolutamente cercare di far gol, non possiamo, abbiamo preso gol subito. Cioè, ogni partita contro una grande dobbiamo partirla in salita, però, cioè, non è possibile sta cosa. Non è veramente possibile. Vai su Ciciretti, bellissimo. Ma cosa fai, Ciciretti, porco cane? Fai la foca? Chi sei, Gattuso? Ma zio canaia. Mamma che parata che ha fatto su Mertens. Mamma mia. Ma cos'è fuori gioco sta cosa? Vai Gomez, vai piccolo Gomez. Rientra e provaci. Subito pronti, ma porco cane, ogni volta che tiriamo da fuori qualcuno la deve prendere. Oh, mai che va sotto le gambe di qualche difensore, mai. Maximovic riconquista palla intercettando la buon pallone. Vai Ibra. Mettila Ibra, non si spreca nulla, non si spreca. Cavolo, meno male. Il riposino, non so perché gliel'ho fatto fare così a caso. Oh, meno male, veramente ragazzi, stavamo soffrendo tantissimo, soprattutto nella parata su Mertens è stata strepitosa. Ripartiamo da qua, l'abbiamo rimessa in piedi sta partita, cerchiamo di continuare così. Vai su Ciciretti, che contropiede ragazzi, grandissimo contropiede, mettiamola indietro, Ibra non puoi sbagliarla da lì. Grandissimo contropiede, ragazzi, Ibra lì da solo non poteva sbagliarla, cioè se la sbaglia da lì Ibra veramente prendo FIFA 18 e lo disinstallo. Vai su Ciciretti, che lancio, un pelino lungo,
Abbiamo preso un po' in mano, ma proprio poco poco, il pallino del gioco. Si vede che non so perché il Napoli ha ceduto un attimino sul profilo fisico, sotto il profilo fisico. E adesso ho parlato, prendiamo gol sicuro. Cucurella, lo so che sei alto un metro e un cazzillo, bravissimo. Meno male, finisce il primo tempo, adesso iniziamo il secondo. Dobbiamo aumentare il nostro vantaggio assolutissimamente. No, no, Han, bravissimo Han. Che miracolo che ha fatto. Cosa ha fatto Insigne lì? Se ci faceva il gol, veramente veniva giù lo stadio. Veramente, beh, ha fatto non ho visto nemmeno i piedi come ha fatto a muoverla così. O è stato un bug del gioco o ho fatto il numerone. Vai Fedato, contropiede. Contropiede Fedato, contropiede. Attenzione pericolo. Metti lassù su Ibra che cosa fai Ciciretti? Tra l'altro, a proposito di Ciciretti, non sta vedendo una biglia. Ciciretti non sta vedendo una biglia e lo tirerei via. Non so cosa fare, se tirarlo via, se tirar via lui per dargli un po' di riposo, perché ci aspettano, e metto Choi che mi sta piacendo, continuo a dirvelo. E metterei anche Woodburn al posto di Fedato, così abbiamo un po' più di spinta e mi tengo un cambio per il centrocampo, per la fine della partita, diciamo. Lascio passare ancora una decina di minuti in gioco. Woodburn, porco cane, subito si presenta così. Riparte col setto a rimettersi in corsa in questa gara. Cross verso il centro. Tonelli! Non ci credo che gol che abbiamo preso. Che gol del cavolo che abbiamo preso. Porco cane. Porco. Sempre di testa. Noi mai sui calcio d'angoli, eh. Qua che cavolo ci poteva fare? Era anche un pelo fuori posizione. Puzzona ladra. Che traiettoria ha preso la palla. E come ti sei buttato, Han, però. Cucurella, vai che sei velocissimo. E chi te ferma? Mettile in mezzo su... ma Ibra non può far tutto ogni volta, però. Cazzo, sempre su Ibra la mettete. No, no. Meno male che ha sbagliato il passaggio. Devo fare qualche cambio, ragazzi. Non riusciamo a tenere palla davanti. Non so cosa fare. Non so veramente cosa fare. Proviamo a mettere Föden. L'unica. Fresco, dovrebbe riuscire a tenere un pelo di palla. Anche se anche lui come Gomez appena gli soffia addosso cade. Però proviamoci. Dobbiamo... Io voglio vincerla questa partita, ragazzi. Non ce n'è. Non ce n'è. Vai Woodburn. Vai. Ce la devi farcela assolutissimamente su Ibra che non ci arriva. Ma Choi, non ci credo. Cosa ha sbagliato Choi? Anna ancora Anna. Finita ragazzi, finita. E ci abbiamo messo una grinta della Madonna in questa partita, ma non ce l'abbiamo fatta a portarcela a casa. Ma direi che in casa del Napoli un 2-2 ci sta tutta la vita. Adesso andiamo a vedere come siamo in classifica, perché non so come siamo messi. Non ho controllato a dire il vero la scorsa partita. Dovremmo essere messi abbastanza bene, tra le prime comunque. E questa partita abbiamo tirato fuori le palle, se così si può dire. Veramente le abbiamo tirate fuori. Siamo terzi, ragazzi. A 25 punti siamo... Il Genoa è primo a 30. Che campionato è? Abbiamo dietro comunque la Lazio a 24, Fiorentina e Milan a 22. E ragazzi... Stiamo crescendo come squadra, lo noto anche joypad alla mano, lo noto e stiamo prendendo bene i movimenti e tutto, mi piace, mi sta piacendo veramente veramente tanto. Sai tu sta crescendo, Choi è quasi a 66, bene così, e possiamo andare avanti direi di sì. E arriviamo alla partita contro il... non so chi è che c'era, non mi ricordo, la Roma può essere.
Preso conto mensile della squadra primavera. No, che non era quello che dovevamo vedere, era il colloquio giocatore. E Cutrone mi aveva promesso: no, ti faccio giocare. Ti faccio giocare, la prossima ti prometto che te la faccio giocare. E non voglio ragazzi scontenti, quindi la prossima la giocherà Cutrone dal primo minuto, poi subentrerà chi di dovere. Comunque sì, ricordavo bene, contro la Roma la prossima partita. E per noi ragazzi direi che per oggi può bastare così. Se l'episodio vi è piaciuto lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. Nel mentre Daily ha ricevuto un'offerta, io direi di accettarla, ma come al solito non se ne vanno mai, non si sa perché. E come dicevo, se vi è piaciuto l'episodio lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Bella!